Hola, io sono Marco Sgrone, signore e signori, bentornati in una nuova puntata sulla Sky Factory 2.0. Nell'ultima puntata abbiamo fatto l'orticciuolo di Minicio, ma però non si può dire, scusate, quella è a me che si può dire, tutti credono che non si possa dire. Domandava di costruirlo, quindi ho il super orto. E oggi scopriamo cosa fa il compressed pork. Bim, oh mio Dio. Un compressed pork, sono 9 porci, tra cui uno con un bel cappello. Ciao, maiale. Abbiamo dei maiali, e su questo non ci piove. Ora, che cazzo serve sto compressed pork? Cioè, come lo lavoro, come ci interagisco? Con lui non lo sapremo mai. Il dubbio rimarrà nella pannocchia. No, va bene. Ho migliorato qua sotto la farma di squid. Bim, 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 bim. Perché, come potete vedere, non è molto migliorata. Però vabbè, quello che sta qui adesso muore fra pochino di secondi. Morto. Adesso io ho una loot bag. Forse dovrei chiuderla sta fabbrica di squid, perché sta dando troppi squid e io non ci faccio niente. Ma va bene lo stesso. E abbiamo, intanto passa un elicottero. Bene, ciao elicottero. Abbiamo un po' di loot box da aprire. Un boiled egg. Ma allora posso... Ah, no, nel pot. Speravo che potessi metterlo dentro la fornacia. Silver e una tank dell'open block. Good. Andiamo a vedere se ce ne sono delle altre qui. Spero che voi non sentiate l'elicottero come lo sento io. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sono tantissime. 8 minicio. Buone, buone. Guarda quanto bellissimo. Bellissimissimo. Impskin. Ok, è un Pharaohs. L'Impskinsk me lo metto. Che cos'è? Slime Crystals. Basic con... Redstone Alloy, ragazzi, che spettacolo. Basic Crystal, Blitz Road, Slime Crystal. Che cazzo è questo? Modifica la Tinker. Ok, va bene. Il cotton. Cose che però non abbiamo spazio da video, non abbiamo spazio. Dovrei fare gli altri, quei cosi là, come si chiamano, le altre chest. Ma sono povero ancora, sono molto povero. Ma oggi ci pensiamo. Cose sono comuni, quindi niente di che. Non capisco perché mi si prema Esks. Ed eccole qua. Dai, possiamo riderci soddisfatto soprattutto per il Basic, Capacitator, la Tank, la Blitz Road, la Slime. Qui c'è il Rubber. Un Pharaohs, il Cotton che devo piantare appena c'è un po' più di spazio. Di ore. Ma soprattutto per la nostra. Bellissima. Ma che dico, perché c'è del pollo? Ah, forse è spawnato. Cosa? Come si chiama? Lo scheletro a cavallo della gallina. Ogni tanto spawna, lo so. Stavo guardando qui per uccidere gli squid e le Iron Spike, ma ci abbiamo ancora poco iron. Ed è per questo che oggi voglio cuocere innanzitutto queste cose. Che cartetti, voglio di fame come uno schifoso. Andare avanti nella creazione dei materiali. Mi sono rotto il cazzo. Sebbene sia bellissimo di usare questo, mi sono proprio rotto il cazzo perché avevo preso questi 4 stack di iron, no? Mi sono messo qui e poi ho detto, ma sai quando finisco? Ma lo sai? Cioè, ci metterò ore. E infatti mi sono fermato. Mi sono informato, oltre a essermi fermato, e ho scoperto una cosa goduriosa. Abbiamo un compressor della... Ex compressor, che si fa con 12 di ferrone, no? Con 13? Ce li ho? Sì, ce l'ho. Ce l'ho, state tranquilli. Quindi facciamo un blocco e poi basta. Che altro volevi, amico mio? Dove sei? Crafton's Table. Sapete che devo stare attento che se finisco il legno poi me la prendo under secchius. No, ce l'ho. Allora, Crafting Table. Andiamo a vedere come funziona, perché sono anch'io nell'incertezza. Non quando cerco le cose, ma poi non mi documento bene, perché voglio vederlo insieme a voi. Allora, piazziamolo. Vai RF. E qui ha delle resipe interessanti. Adesso scopriamo a che cosa si riferisce Ciccio. Togliamo questo. Togliamo. Do cazzo va. Ok, scusate, sono stato volgare, non volevo, giuro. Secondo me sarebbe carino attaccarlo qui. Perché no, tu sei questa e non ci interessi. Adesso almeno, cioè, qui vediamo se entra l'energia. Dovrei fare dei cavi. Vediamo un po' i più stupidi tra i cavi stupidi. A proposito, gli item duct. Adesso ci stanno. Gli item duct, ok, tin e hardened glass che si fa con obsidian. Ah no, aspetta, questo è l'hardened luminum, quello normale. Qua supposed neanche. Sì. Ah, eccolo qua.
con il lead e pulverizer e cosa ossidiana, che però ossidiana non ho, shit. Alternativamente, che posso prendere per spostare gli oggetti? Posso prendere, però poca redstone, non posso fare quello. Item transferred node, dove stai? Abbiamo la relocator. No, non mi va di sprecare un ender pearl. Transferred, eccolo qua, il transferred node, quasi me ne dà 4, però le ender pearl sono così preziose, ragazzi, che invece il servo per spostare le cosine si fa facile. Ok, allora il punto è: dove cazzo avrò messo il mio secchiello? Come al solito. Guarda quanti. Tutti quanti vogliono fare il jazz. Questa qua dove cacchio la butto? La butto qui. Andiamo a prendere uno DOS di Lavas e mettiamola qui. Non la vuoi? Perché non la vuoi? Ah, me l'ha messa dentro. Ma che stronzo. La andiamo a fare così. Thank you. Così, thank you. E qui ci mettiamo questa acqua e ce la riprendiamo. Che cazzo ci farò con l'acqua? Non lo so. Dobbiamo stare attenti, perché se mi spawnano i creeper qui è tutto finito, ragazzi. È tutto finito. Ok, dammi la mia obsidian. In realtà ci avevo messo 4 pezzi, non capisco perché non ci stanno, ma va bene lo stesso. Mettiamo qui dentro questa, in modo intanto gli manda la sand. Vediamo la sand. Non vediamo la sand. Perché non vediamo la sand? Eccola la sand. Allora, pulverize of obsidians, e andiamo a prendere il lead che si trova. Ah, eccolo, mamma mia, pensavo di un avercelo che tipo magari dovevo smarmellare la dust e mi attaccava al cazzo. E tiriamo forte, che bello. Allora, lead per fare item duct, per fare l'hardened glass. Direi che due vanno bene, ragazzi, e tin. Oh, che bello. Tin. Purtroppo c'hai i colori diversi, quindi non li riconosco subito. 16 pezzi di heating duct. Good. Il servo in vice si fa con il glass. Glass che forse non ho. Invece ce n'ho 41. Ma va bene. Va bene, Marco, se non smetti di raccontarti che non hai cose, perché in realtà ce l'hai. Redstone. Ok. Dove sei, mio piccolo amico? Ne facciamo DOS. E adesso io voglio fare una provissima. Innanzitutto voglio dirgli... Ah no, facciamo così. Voglio dirgli: ehi, Chicco, manda le cose qua, vediamo che succede. E togliamo questo brutto hopper. Sarà riempito di cose. L'Ancient Spore! Bello! Ok, allora lui sta facendo questo e le mette dove? Ah, le mette qui dentro. D'accordo. Perfetto. Sì. Bravo. Ok. Bravissimo. Certo che è proprio lento questo. E adesso facciamo una prova con l'iron. Vi ricordate l'iron, no? Facciamo una prova. Bim bim bim. Signori, ci crafta in automatico le iron ore gravels. Perfetto. Queste iron ore gravels io le posso mettere dentro l'ex Nilo Hammer, lo sappiamo, dentro quello, dentro quell'altro. Posso metterne nel pulverizer? Davvero? Ah, è interessante, mi dà due lingotti. Due lingotti. Va bene. Però con questo me ne dovrebbe dare 7. Non ho capito perché mi dà due lingotti. Va bene. L'unico problema è che ci mette anche il flint e queste cose qua, che non mi piacciono oggettivamente. Non dovrebbero andarci. Speravo che ci avesse un filtro di soltanto gli oggetti che puoi utilizzare. Riflettiamo un attimo sul da farsi. Ragazzi, questo coso è un portento. Fa i blocchi di flint, i blocchi di diamante. Cioè, praticamente rende tutto a blocco. Vediamo un po' se effettivamente fa il blocco di coal. Fa il blocco di lapiscazzoli. Ma che spettacolo! Ma davvero che spettacolo! Intelligentissimo! Ok, quindi dopo, da qui, possiamo mandarlo via. Ah, avete visto? Ce n'ha tolto uno? Che figo! Ottimo! Fermi così, allora. Io voglio che questi prodotti, alcuni di questi prodotti, vadano a essere smartellati.
Quindi scriviamo Hammer, ma cerchiamo l'autohammer della ex compressor, per cui ci serve un fracco di ferro, ma ce l'abbiamo, e i miei diamantolli. Io come al solito ho l'inventario pieno, ma voi dovete scusarmi tanto. Quindi risbrandigliamo questo, perché dobbiamo fare un martello. Oddio, in realtà il martello si fa così, quindi tecnicamente eccolo qua. Poi facciamo le due slabine e poi dovrebbe essere così, vediamo, voilà, l'autocompressor, signori. L'autohammer. L'autohammer dovrebbe far diventare queste qui, non posso ripetercele, accidentaccio. Dovrebbe farle diventare, se avesse della corrente elettrica, che non ha. Vieni qui che ti prendo, bastardo, e ti metto qua sopra. Vabbè, giustamente è notte, quindi andiamo un attimino a dormire. Oppela, dove sei? E vediamo cosa sta facendo questo tizio. È fermo, immobile. Un po' di corrente c'è. Ah no, cazzo, vuole più corrente, giustamente lui. Ciccio dice: ehi. Ok, quindi per ora e soltanto per ora lo mettiamo qua. Non qui, ma purtroppo lo devo mettere qui. C'ho una paura che mi caschi tutto quanto. Si sta cicciottando, ci buttiamo dentro questo, vediamo che succede. Che cosa sono questi due slot? Sembrano per due martelli. Ci dà la crushed iron. Allora, ricordiamoci quanti ce ne abbiamo messo, perché voglio vedere 47. Voglio vedere se ci dà dei bonus di qualche tipo. Non sembra, ce ne dà sempre 4. Vediamo un po' di fare un altro martellozzo e metterlo lì dentro. In realtà va a energia, quindi non dovrebbe chiedermi martelli. Però ci sembrano... Forse devo incantarli. Probabilmente... No, si fa mettere. Vediamo, ce ne mettiamo uno. Vediamo un po'. Niente? Ah, 5! Sì! Cazzo! Spreca questi... Buono, no, cioè, anche lo so che tu dici, vabbè, ma cazzo, stai sprecando i diamanti, però un diamante c'ha 2500 usi circa. E se ce ne metto due, ottengo un sacco di materiali, che è quello che lo scopo che ci stiamo prefiggendo all'inizio puntata. Vediamo, 10 altri 5, 14 purtroppo, 18, 23 buono, sempre 5, 28 5, 32 no, 36 no. 41.5, sì, ci aumentano un po'. Guardate che carini le animazioni di questa pond, mi piacciono assai. Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo scoprire se questo qui assembla anche questi. Oh mio Dio, è uno spettacolo, ragazzi, è una svolta, tutto questo è una svolta. Perché? Perché io potrei rimandarceli dentro. Oddio, oggettivamente qui già è pieno di merda, effettivamente. Potrei fare un sistema di filtri, ma ho i filtri questi stronzi e questi qui... C'hanno soltanto tre spazi, quindi dovrei mettercene davvero tanti. Però, comunque, a prescindere, questa situazione è buonissima, perché possiamo fare che gli oggetti vengano sbrindellati, poi escono soltanto con i servo, soltanto questi, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche fossero 10 va bene. Li mando qui dentro, si craftano, li mando qui dentro, si smollegano, li rimando qui dentro, si craftano, li rimando qui dentro, si smollegano. Ragazzi, è uno spettacolo, davvero, davvero, davvero molto, 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 molto interessante questa mod. Ottima aggiunta all'Extra Asteris, che già era carina, questa qui invece è molto più incisiva. Quindi, signori, alla prossima puntata aspettatevi modifiche qua, perché devo per forza di cose allargare. Noi ci vediamo quindi con la prossima puntata della Sky Factory. Io sono MChiappola e ho un caschetto brutto. Ciao, bella per voi!